l'ascesa del fascismo in Italia. Allora, vediamo com'è messo il paese nel primo dopoguerra. Un, ah, un dato che mi sono scordato di riportare, l'attesa la, di vita media degli italiani e delle italiane era tornata a sui 30 anni. A fine della prima guerra mondiale l'attesa di vita media della popolazione è tornata sui 30 anni, esattamente come era al momento dell'Unità d'Italia. Un dato che vi fa capire quanto la Grande Guerra abbia distrutto in termini di risorse, di attesa di vita, di miglioramento della vita quotidiana delle persone, abbia distrutto eh, sostanzialmente tutto quello che si era fatto dall'Unità d'Italia in poi. E qui verrà fuori anche che si era distrutto tutto quello che si era fatto anche in termini di sviluppo sociale, democratico, eccetera. Allora, la disoccupazione è dovuta alla riconversione delle industrie dall'economia di guerra a quella di pace, perché vi faccio un esempio, a Bologna c'era l'arsenale che faceva munizioni, dove ci lavoravano tutte donne, perché gli uomini erano al fronte. Il giorno in cui finisce la guerra, a queste gli dicono: care, vi licenziamo. Anzi, mentre in molti paesi europei le donne che hanno iniziato a lavorare durante la guerra eh, hanno, continuano a lavorare, c'è uno sviluppo anche della condizione femminile, in Italia una delle prime priorità è rimandare le donne a casa. Deficit pubblico è pari al 160% del PIL nel 1920. Inflazione, il denaro in circolazione passa dai 2.199.000 lire del 1914 a 16.289.000 lire del 1919. Cioè più denaro in circolazione quindi vale meno, è la dinamica del, dell'inflazione. Si sono presi i territori del Trentino, dell'Alto Adige e Sutirol fino al Brennero, Gorizia, Trieste, tutta l'Istria, non la Dalmazia che si sperava di avere, cioè solo più giù Zara in Dalmazia, non tutta la Dalmazia che si sperava di avere con il patto di Londra. Nel 1919 D'Annunzio occupa fiume che doveva aspettare alla Jugoslavia. Era fuori anche dal patto di Londra fiume. D'Annunzio, la testa di volontari di reparti dell'esercito ammutinati, occupa fiume e proclama la reggenza del Carnaro. D'Annunzio, ecco, è passato alla storia come il poeta soldato. In realtà lui in guerra aveva fatto delle comparsate. Non è che stava in trincea a prendersi i pidocchi, a prendersi la dissenteria, a rischiare la pelle tutti i giorni. Ha fatto delle singole azioni anche. Sprezzanti del pericolo, ma non ha fatto la vita quotidiana dei soldati, anzi, i fanti della brigata Catanzaro, la notte in cui si ribellano perché gli hanno detto, eh, questi erano stati in trincea, perite altissime, li mandano una settimana nelle retrovie, speravano di avere una licenza, invece che la licenza per tornare a casa, gli dicono: Adesso si torna al fronte. Questi si ammutinano, tirano qualche fucilata agli ufficiali e ai carabinieri quando gli dicono guardate che nella villa qui vicino c'è D'Annunzio che dorme, provano ad andare a fucilarlo. Non ce la fanno, vengono fucilati loro e D'Annunzio scrive pure una delle sue poesie sul fatto che fosse giusto fucilarli. Mm, questo per dire che, chi era Gabriele D'Annunzio. E, e, e sostanzialmente... Eh, occupa fiume dicendo fiume è una città italiana ed in parte lo era non tutta occupa fiume e la tiene per più di un anno perché poi eh, nel novembre del 20 Giolitti che è diventato primo ministro quello che vi dicevo prima liberale neutralista è diventato primo ministro firma il trattato di rapallo con la Jugoslavia che fissi i confini orientali fiume diventa né Italia né Jugoslavia in virtù di questo trattato e poco dopo, poco più di un mese dopo, il 31 dicembre del 20, l'esercito italiano costringe D'Annunzio e i suoi accannonate ad andarsene da Fiume. Nel 24 il trattato di Roma assegna Fiume all'Italia. Ora eh, l'esperienza di Fiume è importante perché D'Annunzio mette in scena una serie di riti. I discorsi in cui si rivolge direttamente ai suoi seguaci, di cui Mussolini prende, prende nota. Vede un po' come si fa a fare politica e propaganda nell'epoca eh, nell del post-Grande Guerra, che è un'epoca che vede la partecipazione delle masse, perché hai mobilitato tutti per fare la guerra. E quindi è, hai bisogno. Di fare eh, qualcosa di immaginifico per avere l'attenzione della gente. Allora dovete considerare che mondo è, è un mondo in cui la radio ancora sostanzialmente eh, non inizia ad esserci, ma non ha grande diffusione: non è che la gente ha la radio in casa, anzi, non c'è neanche nei bar. C'è il cinema, che con la guerra ha avuto una grande diffusione, ma non è che in tutti i paesi c'è il cinema. Quindi, quando arriva uno in paese e fa un comizio, è uno spettacolo. I giornali dell'epoca, quando ci sono questi quadri dei partiti, per esempio il repubblicano, il socialista, o gli anarchici che vanno in giro a fare i comizi, un buon comiziante che sa parlare, è uno spettacolo per un paese di contadini. Come un buon predicatore in chiesa. Sono, sono attrazioni per la gente comune in quel momento. Ma. Eh, fino a quel momento, fino alla Grande Guerra, erano solo le forze di sinistra, o tutto il più i cattolici popolari, che andavano nelle piazze a fare i comizi. I liberali, i rappresentanti della buona borghesia erano un po' schifati da questa cosa di dover parlare ai poveracci in piazza. Mussolini, però, è stato socialista fino alla guerra, finché non è diventato interventista, e se lo ricorda. E da un lato vede D'Annunzio che trasforma la politica in teatro. E dall'altro lui sa benissimo come si fa politica in mezzo alla gente comune. E quindi impara la, la lezione, come dire. Quello che in Danunzio è stato eh, al limite anche un po' utopico, sopra le righe, Mussolini lo sistematizza e lo rende rassicurante per il ceto medio e per l'elite industriale e agraria di proprietari terrieri. Intanto è una situazione di tensioni sociali fortissime, la gente è uscita dalla guerra, hai i morti, hai la fame, eh, non ne puoi più. Tra il 19 e il 20 ci sono 320 morti in situazioni di proteste di piazza, sparati, ammazzati in piazza dalla polizia e dai carabinieri. Quindi la violenza è notevole già prima che cominci lo, lo squadrismo. Ci sono scioperi durissimi, manifestazioni che vanno regolarmente a finire a scontri. E eh, nel, giù, nel novembre del 19 ci sono le elezioni politiche. Le prime elezioni in Italia a suffragio universale maschile col sistema proporzionale, cioè voti per un partito. E. Eh, i seggi venivano ripartiti su base nazionale tra le varie liste in base ai voti ottenuti. Il sistema proporzionale è un sistema in cui ogni voto conta, non chi viene più votato in un collegio vince in quel collegio, ma ogni voto conta a livello nazionale. Allora, il totale dei deputati è 508. La sinistra interventista, cioè quei partiti di sinistra che hanno stati a favore della guerra, cioè i repubblicani... I radicali, i socialisti interventisti, come ancora si definiva Mussolini, anche se ha già fondato i fasci di combattimento. Però i fasci di combattimento in quel momento hanno un programma che sembra ancora di sinistra. Nazionalizzazione delle principali aziende, confisca dei beni della Chiesa, diritto di voto per le donne. Sono nazionalisti, ma dal punto di vista sociale sembrano di sinistra. Fanno solo 22 deputati. La gente. Di chi, ha, di chi è stato proprio entusiasta della guerra, non ne vuole sapere. I socialisti, esplicitamente contrari alla guerra, sono il partito, la lista più votata: 156 deputati. Partito Popolare, Cattolici, anche loro contrari alla guerra: 100 deputati. Varie liste liberali. Hanno 230 deputati, queste sono varie liste. Vivono anche di tanto di clientelismo. Sono la classe dirigente che comanda dall'unità d'Italia: clientelismo, soprattutto il meridione, controllo dell'apparato dello Stato. Queste cose qui non hanno una maggioranza assoluta in Parlamento, sono tante liste litigiose. Per stare in piedi, avranno bisogno del voto dei cattolici o di quello della sinistra interventista perché i socialisti sono regolarmente all'opposizione, ma Uh, ancora riescono a formare dei governi, dei governi fragilissimi. Tra il 19 e la marcia su Roma ci saranno almeno, almeno, almeno 4-5 governi, quindi governi che hanno vita breve, fragilissimi. E, e le tensioni sociali sono altissime, agosto-settembre 1920. Gli operai occupano le fabbriche, cioè i lavoratori chiedono aumenti salariali e minorari, iniziano ad esserci consigli di fabbrica, non solo il sindacato, cioè i lavoratori che si riuniscono e dicono, ma secondo noi questa fabbrica dovremmo gestirla così. E nel questo nel settore metalmeccanico, che è il settore sempre centrale dell'industria di un paese, di fronte alle proteste degli operai, i datori di lavoro decidono, ah sì, protestate, e noi chiudiamo le fabbriche, vi lasciamo senza lavoro. E la risposta degli operai è, e allora noi occupiamo le fabbriche e per un mese occupano le fabbriche, siccome tanti hanno fatto il soldato e le armi le sanno usare, se ne trovano qualcuna si mettono anche a montare la guardia, piantano la bandiera rossa sulla porta della fabbrica, si schierano davanti con le armi e dicono non azzardate a entrare, non azzardatevi a entrare e questa fabbrica la facciamo funzionare noi. Per un mese gli operai fanno funzionare la Fiat di Torino, la fanno anche funzionare bene. E questa cosa qui spaventa i padroni tantissimo e al che c'hai Confindustria che va dal primo ministro Giolitti e gli dice sgombera le fabbriche dagli occupanti, e Giolitti che gli risponde scusate, volete che usi l'artiglieria dentro le vostre fabbriche? Dall'altro lato ci sono questi operai che stanno occupando che dicono al Partito Socialista facciamo la rivoluzione, e il Partito Socialista che gli dice Ma se volete provare cominciate, ma, sì, sì, ma gli operai sanno benissimo che è un'insurrezione generale, o è destinata a fallire, non ci provano neanche. Quindi dopo un mese di occupazione finisce solo con la solita avvertenza sindacale. Le fabbriche riaprono, tornano i padroni, eh, si promette di non licenziare la gente. È l'ennesima delusione, perché è dalla fine della guerra che gli operai braccianti dicono dai facciamo come in Russia, facciamo la rivoluzione. E però, e però ti rendi conto di una cosa che in Russia la rivoluzione l'hanno fatta perché l'esercito si stava ammutinando. In Italia l'esercito è saldo, la polizia è salda. Se ti azzardi ti, ti sparano addosso. E quindi in realtà la possibilità di fare la rivoluzione dopo che si è vinta la guerra e che l'esercito è saldo non c'è mai stata in Italia. E Oltre che l'occupazione delle fabbriche, nell'estate del 20 hai delle lotte durissime nelle campagne. Nelle campagne più arretrate, quelle dell'Italia centrale e del meridione, c'è l'occupazione di terre. Terre lasciate incolte dai proprietari terrieri, i contadini vanno e le occupano. Ma le lotte più significative sono nella Val Padana. in Emilia, in Lombardia, in Veneto. Qui. Perché le lotte sono particolarmente importanti? Perché tu hai grandi aziende agricole che non sono i proprietari terrieri del meridione, assenteisti, che ma sì, mi basta avere i soldi per fare la bella vita. Nelle campagne della Val Padana sono aziende agricole moderne, gestite secondo criteri di mercato, e in quelle aziende agricole sono investiti i soldi delle principali banche italiane. In pratica queste aziende agricole funzionano perché c'è una massa di braccianti, cioè di lavoratori a giornata, precarissimi quindi, che lavora nei campi. Per ridurre un po' il numero dei braccianti, che anche il più stupido diventava rapidamente socialista, tra i braccianti, perché? Perché se, se, come funzionava in Valpadana? C'erano mediamente una massa enorme di braccianti, anche più gente di quella che sarebbe servita per i posti di lavoro. Quindi il proprietario mandava il fattore, quello che amministrava la tenuta, a scegliere i braccianti. Tu sì, tu no, tu hai scioperato, via, tu sei troppo vecchio, lavori lentamente, via. I socialisti cosa fanno? Tutti i braccianti venite qua, facciamo la lega bracciantile. La base del sindacato. Dopodiché, se il padrone vuole lavoratori, viene a parlare col sindacato. Il sindacato gli dice quanti ettari hai? Tot lavoratori. E si lavora a turno, oggi uno, domani l'altro, perché devono mangiare tutti. Abbiamo tutti una famiglia da mantenere, devono mangiare tutti. Se uno si ammala, lo sostituisce un altro del sindacato e gli gira lo stipendio, perché non avevi né assicurazioni, né malattia, né ferie, né niente. Quindi il Partito Socialista costruisce un proprio sistema di welfare che inquadra tutta la manovalanza. Naturalmente era un sistema che doveva essere anche duro, perché se siamo tutti precari, o si dice sciopero, lo facciamo tutti, ma se qualcuno va a lavorare rischia di far fallire lo sciopero. Quindi se facevi il crumiro, cioè quello che andava a lavorare il giorno dello sciopero in un paese dell'Emilia o della bassa lombarda, eccetera. Poi, non è che potevi andare all'osteria del paese perché, quando ti beccavano, i tuoi compaesani ti menavano. Cioè, eh, intendiamoci: organizzare una classe di lavoratori precari, poverissimi, richiede anche durezza. I socialisti volevano il monopolio assoluto del controllo della forza lavoro perché era l'unico modo. Poi c'erano i mezzadri. I mezzadri chi erano? Erano delle famiglie di contadini a cui il padrone diceva ti do un pezzo di terra da coltivare ti anticipi i soldi per gli attrezzi e le sementi, a fine anno, tu, a fine raccolto, tu mi dai i prodotti, io li vendo, e poi verso novembre facciamo i conti. E, non è un... e il contratto era annuale, avevi la casa e il campo da coltivare insieme per un contratto annuale. Ed era un sistema che spingeva all'autosfruttamento in maniera terribile. Perché? Perché il contadino, il colono... Che faceva il uh, o mezzadro, coltivava un pezzo di terra che sentiva come suo, non era il bracciante che un giorno che sapeva che la terra era del padrone, il mezzadro aveva sempre l'illusione di potersela comprare, quel pezzo di terra. E, e, e però doveva spartire i prodotti dei campi 50-50, il, il profitto del raccolto: 50 al padrone, 50 al mezzadro. Nell'estate del 20 i socialisti riescono a mettere insieme i mezzadri coi braccianti e riescono non solo a far alzare gli stipendi ai braccianti, ma riescono anche a far sì che al mezzadro non tocchi più solo il 50%, ma inizia a toccargli il 55, il 60. È una grande vittoria ottenuta in molte zone della Valpadana, ma questo, uno, fa infuriare i datori di lavoro, due, questa cosa qui, come dire, il bracciante adesso che la terra costa meno, perché gli scioperi hanno abbassato il valore della terra. E ha qualche soldino in tasca in più, il mezzadro inizia a dire, e se magari riesco a comprarmelo davvero sto pezzo di terra? E allora il sogno di diventare un piccolo proprietario. E quando sei piccolo proprietario eh, non ti conviene più così tanto andare con i socialisti che vorrebbero mettere tutte le terre in comune amministrate da cooperative. Se la terra può diventare tua anche solo un piccolo pezzo di terra e inizia ad avere il sogno di poter avere la terra tua, inizia a non essere più così solidale con i braccianti. È chiara questa cosa? Quindi proprio la vittoria nell'estate del 20, ottenuta in buone parti dalla Valpadana Padana, dai socialisti, ha spaventato i proprietari terrieri e anche buona parte dei mezzadri iniziano a dire e se questa terra me la comprassi?